Condannato ad 8 anni di carcere, il licatese Angelo Consagra era stato arrestato nel 2012 dai carabinieri dell'operazione Out Out. Il PM aveva chiesto 18 anni di galera. Ripartono da una segnalazione attendibile le ricerche dell'anziano scomparso da sabato a Ravanusa. Luigi Sanfilippo era stato avvistato in contrada Pietrafucile. Vigili del fuoco e protezione civile setacciano la zona. I balsaniani di Forza Italia propongono la sfiducia del commissario Dario Cartabellotta. La sua assenza in città giudicata imperdonabile dal gruppo azzurro in consiglio comunale. Un cordiale benvenuto a tutti voi al nostro telegiornale, il telegiornale di TV Alfa. La cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale di oggi: 8 anni di reclusione sono stati inflitti dal Tribunale di Agrigento al licatese Angelo Consagra, di 43 anni, arrestato nel 2012 assieme ad altre 3 persone nell'ambito dell'operazione dei carabinieri Out Out. Il servizio di apertura è di Paolo Picone. Estorsione, armi e turbativa d'asta. 8 anni di reclusione per il licatese Angelo Consagra, 43 anni, uno dei personaggi chiave dell'operazione Out Out, che ha disarticolato la presunta banda di Ricata che, secondo l'accusa, riusciva a manipolare con violenza e minacce gli esiti delle aste giudiziarie acquisendo a basso prezzo gli immobili. La sentenza è stata emessa dal giudice dell'udienza preliminare Francesco Provenzano ieri sera. La pena inflitta, ridotta di un terzo per il rito abbreviato, è ampiamente inferiore rispetto ai 18 anni di reclusione chiesti dal pubblico ministero Antonella Pandolfi al termine della requisitoria conclusa all'udienza precedente. Consagra, difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo, è stato assolto da una singola imputazione di estorsione. La presunta banda, secondo l'accusa, gestiva le aste ricorrendo a minacce e violenze di vario tipo, soprattutto nei confronti dei professionisti incaricati di vendere i beni pignorati. Le indagini hanno consentito di scoprire che i componenti del gruppo si spingevano al punto di piazzarsi davanti agli studi professionali delegati per le vendite per minacciare i possibili acquirenti che andavano a chiedere informazioni o intavolavano trattative per acquistare gli immobili. L'operazione, con 18 arresti, è stata eseguita dai carabinieri il 23 febbraio del 2012. In questo troncone, dopo lo stralcio di numerose posizioni fra patteggiamenti e rinvii a giudizio, era imputato solo Angelo Consagra. Nel processo erano parti civili il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il legale licatese Giuseppe Peritore, assistiti dagli avvocati Ignazio Valenza e Girolamo Cannella. Peritore, contrariamente ad alcuni suoi colleghi, ha denunciato minacce e ricatti da parte della banda che voleva aggiustare gli esiti delle aste condizionando la sua attività professionale. Una delle estorsioni per cui Consagra è stato condannato riguarda proprio Peritore, che adesso ha ottenuto il risarcimento. L'avvocato Giovanni Castronovo, difensore di Consagra, durante la sua arringa aveva replicato al PM sostenendo che la richiesta di condanna non tiene conto di pronunciamenti del Tribunale dell'Esame e della Cassazione, che hanno annullato molte accuse, e propone una pena che sarebbe congrua a malapena per un capomafia. Sono passate le tesi della difesa e un imputato licatese, Calogero Rovella, 35 anni, accusato di 2 estorsioni e di 1 solo tentata, ha patteggiato la pena a 2 anni e 10 mesi di reclusione e una multa di 1.000 euro. Il patteggiamento, che ha avuto il benestare del pubblico ministero Antonella Pandolfi, è stato ratificato in aula dal GIP del Tribunale di Agrigento, Alessandra Bella. Accolte le richieste dei legali difensori del licatese, gli avvocati Carmelo Tuccio e Francesco Cottone del Foro di Gela. 30 anni di carcere sono stati inflitti dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano al ravanusano Luigi Gallo, di 64 anni, in carcere dal 25 giugno dell'anno scorso, con l'accusa di avere ucciso l'ex moglie, la 60enne Giovanna Longo, e avere tentato di uccidere anche il suo nuovo compagno Luigi Avarello, mentre era in pieno svolgimento il mercatino settimanale di Ravanusa. Stessa richiesta di pena era stata avanzata dopo la sua requisitoria dal pubblico ministero Santo Fornasier. Gallo, difeso dall'avvocato Calogero Meli,
doveva rispondere delle accuse di omicidio premeditato, tentato omicidio, minacce, porto e detenzione illegale di arma in luogo pubblico e ricettazione. Quella mattina le intenzioni del Ravanusano sarebbero state quelle di fare una strage, ma ci sarebbe riuscito solo a metà. Ammazzata l'ex coniuge nel parcheggio del mercato, non sarebbe riuscito ad eliminare il suo nuovo compagno per la reazione dell'uomo e per l'immediato intervento di alcuni vigili urbani di Ravanusa in servizio attorno alle bancarelle. Ci sono delle novità riguardo alle ricerche di Luigi Sanfilippo, l'anziano signore che si è perso sabato scorso a Ravanusa. Sarebbe infatti stata trovata una foto dove probabilmente compare l'uomo ripreso di spalle. Sentiamo il servizio. Non si sta lasciando nulla di intentato nel tentativo di trovare il pensionato di 88 anni scomparso a Ravanusa sabato scorso dopo essere uscito di casa per andare in campagna. Dopo estenuanti ricerche che vanno avanti già da 5 giorni, diverse sono state le segnalazioni, ma nessuna è sembrata attendibile, tranne una. In una foto appare infatti una figura di spalle che potrebbe con molta probabilità essere quella dell'uomo scomparso. La foto è stata scattata in una zona compresa tra la contrada Pietra Fucile e contrada Bifara nella campagna nei dintorni di Ravanusa ed è qui che adesso si stanno concentrando gli investigatori. Dell'uomo non si hanno più notizie da sabato scorso, quando a segnalare la scomparsa è stato il figlio. Le ricerche portate avanti dai militari della stazione locale dei Carabinieri insieme a quelli della stazione di Licata sono dirette dal maresciallo dei Carabinieri di Ravanusa Andrea Russo e coordinate dal funzionario responsabile della prefettura di Agrigento Gaetano Moscat. Partecipano inoltre il gruppo di protezione civile, ambiente e territorio dell'ex provincia regionale di Agrigento, il dipartimento regionale di protezione civile, il comune di Ravanusa, i vigili del fuoco di Agrigento, le associazioni di volontariato di Canicattì Giubbe d'Italia e la Croce Rossa Italiana. Attivate anche 2 unità cinofile dei Vigili del Fuoco della Compagnia di Enna e dell'Associazione I Lupi di Agrigento ed un drone è stato messo a disposizione da Angela Laimo, che sorvola l'area sostituendo il lavoro degli elicotteri. A partecipare alle ricerche anche la sezione Ranger di Licata. E mi sono promesso che già a partire da oggi, infatti stamattina già mi sono attivato tramite il vicepresidente provinciale che ho qui al lato, Vincenzo Lotto, di organizzare delle ricerche proprio sul territorio tra Ravanusa, Campobello di Licata e Licata e precisamente in territorio in contrada Bifara, perché a quanto pare sembra che l'anziano sia stato visto da quelle parti. Già a partire da oggi pomeriggio i ranger sono stati già tutti allertati, faremo un primo incontro per organizzarci al meglio e domani mattina, molto presto, inizieremo queste ricerche dell'anziano, del signor Sanfilippo, proprio su quel territorio. Speriamo che tutto vada bene. È stata trovata una foto dove sembrerebbe appunto ci sia il vecchietto preso di spalle, no? Sembra di sì, però io voglio precisare una cosa. Noi siamo protezione civile di secondo livello, a livello regionale, e devo dire che proprio fino a stamattina nessuno delle autorità praticamente ci ha interpellati per cercare di arrivare all'individuazione diciamo dell'anziano Sanfilippo. Mi dispiace perché noi siamo presenti su tutto il territorio della provincia di Agrigento, abbiamo dei ranger ben addestrati, sanno fare seriamente le loro ricerche, perché il personale addestrato è preparato proprio nelle ricerche, e quindi ci dispiace che le autorità non ci abbiano interpellato per cercare di trovare il signor Sanfilippo.
Noi non vogliamo svendere il nostro territorio all'ARSA, abbiamo votato a favore della proposta del Movimento 5 Stelle contro le trivellazioni selvagge, ma abbiamo anche, attraverso il senatore Giuseppe Marinello, presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato, fatto approvare in quella sede un ordine del giorno in materia di tutela del Canale di Sicilia dalle trivellazioni petrolifere, che impegna il Governo nazionale a sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali marittimi del Canale di Sicilia. Lo afferma il coordinatore regionale del nuovo centrosinistra, del nuovo centrodestra, Francesco Cascio, intervenendo sulle polemiche relative alle trivellazioni petrolifere in Sicilia. La questione, conclude Cascio, va affrontata avviando un ragionamento serio che affranchi il confronto politico dalle guerre ideologiche, entri nel merito della questione per rinvenire una soluzione che concili le diverse esigenze in campo dati alla mano. Domani, sabato 15 novembre alle 10, presso il mercato ittico di Marianello, Allicata, si terrà il secondo incontro popolare contro i progetti di trivellazioni del Canale di Sicilia finalizzati all'estrazione di gas e petrolio. L'iniziativa è coordinata dal movimento Notriv. La politica, il PDR di Licata propone le primarie per la scelta del candidato sindaco. Ne abbiamo parlato con Sebastiano Costanza, portavoce del partito, Michele Cimino. Sentiamo. Per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra si faccia ricorso alle primarie. Irrompe nella scena politica licatese il PDR, il Partito dei Democratici Riformisti, di cui è portavoce all'ARS il deputato agrigentino Michele Cimino e che a Licata è rappresentato da Sebastiano Costanza. Dovremmo confrontarci anche su questo in sede locale, quindi poi daremo la risposta. Il PDR, che a livello regionale è una costola politica del PD e che lavora a stretto contatto col megafono di Crocetta, Allicata, è stato costituito nei giorni scorsi. Sì, io credo che sia arrivato il momento di ricominciare, di rimescolare le carte per portare a casa quei risultati che mancano da tanto tempo. Mi riferisco alla disoccupazione, mi riferisco alla sanità, mi riferisco ai molteplici problemi che attanagliano questa nostra città. In particolare la disoccupazione è un gravissimo problema a cui noi dovremmo dedicarci di più. Adesso si attende la risposta degli altri partiti che fanno parte dell'area di centrosinistra per capire se Allicata, il candidato sindaco della coalizione, potrà essere scelto con il sistema delle primarie. L'area balsamo di Forza Italia, Allicata, sfiducia il commissario Cartabellotta, dura presa di posizione del Partito Azzurro tramite il capogruppo Carmelo Sambito sull'operato di chi guida il comune di Licata. Sentiamo i particolari. Chiederemo al Presidente del Consiglio Comunale di convocare una riunione urgente dove proporremo la sfiducia politica al commissario, visto che quella tecnica giuridica oggi per legge non è possibile. Parole forti quelle di Carmelo Sambito, ex assessore al bilancio e capogruppo in Consiglio Comunale Allicata di Forza Italia. La frangia balsaniana del partito di Silvio Berlusconi in città va giù pesante col commissario Dario Cartabellotta, quello stesso funzionario regionale con cui Sambito si era confrontato quando entrambi erano assessori alla pesca, il primo della regione siciliana, l'altro del comune di Licata. E alla nomina proprio Sambito aveva elogiato Cartabellotta. Non saranno 9 mesi di passaggio, ma quella commissariale sarà un periodo che avrà un programma di lavoro valido da proporre al Consiglio Comunale e alla città. Bellissime parole per iniziare, spiega Sambito nella nota stampa. Peccato che ad oggi nessun programma è stato proposto, ma ci accorgiamo invece che le decisioni prese e quelle in prospettiva vanno in tutt'altra direzione. Peccato perché parte del Consiglio Comunale ha dimostrato la propria disponibilità sin dal primo giorno approvando misure oggi impopolari. Sarebbe stato fin troppo facile far rovesciare il tavolo in una gestione commissariale addebitando le eventuali colpe ad altri, invece con senso di responsabilità ed essendo consapevoli che la strada intrapresa prima del suo insediamento per un rilancio della città passi per l'equilibrio economico e finanziario del comune, hanno svolto il proprio ruolo. Questo a lei sembra interessare poco, si rivolge Sambito.
ambito direttamente al commissario. Siamo preoccupati che a Licata sia tornato il buio dal punto di vista politico-amministrativo, cosa che purtroppo conosciamo e non vorremmo pregiudichi o peggio ancora si ripercuota sulla città e sui cittadini. Chiediamo al commissario Cartabellotta, al presidente Crocetta, se l'intenzione è quella di traghettare la città alle prossime elezioni anche con scelte importanti da parte del commissario come promesso, coinvolgendo immancabilmente il Consiglio Comunale, oggi unico organo di rappresentanza democratica eletta, o che, come purtroppo sta accadendo, di creare i presupposti per dividere con scelte politicizzate e fatte in maniera unilaterale in odore di vecchia politica a beneficio di pochi. Ci faccia capire il commissario se la presenza a Licata ad oggi una volta ogni 11 giorni ritenga essere normale per una città di 40.000 abitanti con problemi quotidiani e altri in scadenza, per provare almeno a programmare e progettare il futuro. Se le scelte fossero quelle dell'ordinaria amministrazione potremmo anche capire, ma non condividere. Ma se è così, sembrano essere politiche, deve presenziare Palazzo di Città con quotidianità, ricevendo e dando risposte a chi queste scelte non li condivide. Spieghi il commissario a noi, dice ancora Sambito, ma soprattutto alla città, alcune decisioni prese in maniera frettolosa e perché gli automezzi nuovi acquistati recentemente, gli operai della squadra del verde, vanto della città almeno fino a qualche mese fa, vengono mandati al comune di Palma di Montechiaro. Forse a Licata non vi è lavoro a sufficienza e la città è stata completamente ripulita. Se, come lui stesso ha confermato nella ultima riunione chiesta dai capigruppo sulla sicurezza della città, la pianta organica del comando dei vigili urbani è sottodimensionata, l'indomani viene spostato il personale del comando dei vigili proprio al gabinetto, oltretutto cambiando il profilo professionale, togliendo risorse umane ad un dipartimento che si erano iniziati a ricostruire, non vi erano dipendenti amministrativi per quel ruolo. Il piano triennale delle assunzioni, già redatto dall'amministrazione uscente, è stato rinviato e rimodulato. A cosa serve e quali sono gli obiettivi? La stabilizzazione iniziata dei precari passa anche per le categorie B, ma sappiamo che il nostro comune non ha nessuna di queste categorie nel suo organico. Forse è tentativo di far partecipare altri enti? Le promesse fatte ai tremestrieristi della Dedalo, scaricando al Consiglio Comunale l'onere delle assunzioni, quando sappiamo che è un problema di normativa regionale, creando tensione all'interno del Consiglio Comunale tra i tremestrieristi arrabbiati e i consiglieri che in città ci vivono. Neanche un'amministrazione eletta che conosce le problematiche del proprio territorio in 3 mesi sarebbe stata in grado di effettuare scelte così spregiudicate, conclude Sambito. Ci chiediamo chi suggerisce, per quale motivo l'obiettivo finale. Oggi la città ha bisogno di scelte condivise e indirizzate a tutti, nella scia iniziata dall'amministrazione uscente, senza preferenze di sorta o telecomandate per mettere in mostra qualcuno. Ed il commissario straordinario Dario Cartabellotta ha avviato la procedura per indire la selezione per la copertura mediante contratto a tempo determinato di 1 anno di un posto di dirigente servizi finanziari del comune di Licata. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione pubblica figura quello del possesso della laurea in economia e commercio. Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al comune di Licata e devono pervenire inderogabilmente entro il 28 novembre. All'istanza vanno allegati il curriculum, formato professionale, il diploma di laurea richiesto e tutti i titoli che il candidato ritenga utile produrre. Il bando completo potrà essere visionato presso l'URP di Piazza Matteotti o sul sito web del comune. Il Consiglio Comunale di Licata, sotto la presidenza di Saverio Platamone e con la presenza di 17 consiglieri su 30, ha approvato l'ultimo degli argomenti che erano stati inseriti nell'ordine del giorno. Si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio di 93.000 euro a favore di Carmelo Russotto a seguito di una sentenza del Tribunale. Il debito è stato esitato positivamente con 15 voti a favore e 2 astenuti. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti circa le spese fatte dal governo per la manifestazione che si è svolta dal 10 al 12 novembre a Calat. Pare infatti che siano stati spesi ben 700.000 euro. Il servizio.
In un momento di grande crisi economica come quello che stiamo attraversando, balza agli onori della cronaca una notizia che arriva dalla Regione, relativa alle presunte spese pazze del Governo. Ed è ancora una volta il Movimento 5 Stelle a lanciare il segnale. I pentastellati chiedono in particolare di fare chiarezza sulle spese sostenute da Crocetta e dall'assessorato al turismo per partecipare al Brand of Italy, manifestazione che si è svolta in Qatar dal 10 al 12 novembre. Presentata all'ARS un'interrogazione parlamentare, primo firmatario Matteo Mangiacavallo, rivolta al presidente Crocetta e all'assessorato, secondo cui ci sarebbero state delle spese vertiginose. Praticamente, afferma il deputato 5 Stelle Mangiacavallo, per soli due giorni per la regione avere a disposizione un'area espositiva preallestita e personalizzata di 250 metri quadrati, con una pagina pubblicitaria sul catalogo ufficiale della manifestazione, la comunicazione web e due hostess steward bilingue arabo-italiano, spende cifre importanti ad oggi ancora non giustificate. Precisiamo che, aggiunge il deputato agrigentino, non è dato conoscere nemmeno il numero dei componenti della delegazione istituzionale che ha partecipato alle due giorni, sempre a spese dell'assessorato. Secondo un articolo apparso sull'Ora Quotidiano, sarebbero stati spesi 278.000 euro, a cui vanno sommati i 281.000 euro assegnati per l'esecuzione dei servizi di marketing e di internazionalizzazione del settore agroalimentare. E come se non bastasse, altri 145.000 euro spesi dall'assessorato al turismo per avere a disposizione nella città del Medio Oriente l'area espositiva. In totale, quindi, più di 700.000 euro. Chiediamo quali siano, ovvero saranno, per la regione siciliana i riscontri di utilità, conclude il deputato 5 Stelle, e di sapere quale sia il numero del personale della regione siciliana coinvolto nell'organizzazione che ha partecipato alla trasferta ed in ragione di quale personale qualifica, e quindi il costo sostenuto per pagare questa missione. E pensare che l'ex assessore al turismo Michela Stancheris, innanzi a numerose ed esigue richieste di finanziamento per le tipiche rappresentazioni estive che caratterizzano l'identità di diverse zone della nostra isola, la scorsa primavera lamentava di non avere un soldo in cassa. Prosegue l'attività del settore promozione turistica ed attività economiche e produttive del Libero Consorzio di Agrigento, ex provincia, nella classificazione di nuove strutture ricettive grazie alla vitalità del comparto turistico. Nel mese di ottobre il settore turistico ha concluso l'iter per la classificazione di 4 nuove strutture che riguardano la tipologia B&B, con una negli affittacamere e un nuovo hotel. Grazie alle nuove classificazioni, la provincia di Agrigento può attualmente contare su 18.681 posti letto. C'è tempo fino al 30 novembre per presentare la propria manifestazione di interesse alla realizzazione del cluster biomediterraneo in attuazione della convenzione tra Expo 2015 e la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo rende noto l'Ufficio Europa del Comune di Licata. Le attività dovranno avere le seguenti finalità: rappresentare un elemento di forte attività per i visitatori di Expo 2015 attraverso una forte comunicazione e contenuti accattivanti, apportare un contributo innovativo e sostenibile, creare un'esperienza coinvolgente per i visitatori di Expo 2015 e valorizzare la dieta mediterranea con i suoi luoghi e gli itinerari rurali ed enogastronomici. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Europa del Comune e prendere visione del bando completo presso l'URP di Piazza Matteotti. L'autore ravanusano Gianni Argento presenta Il sorriso amaro della satira in un incontro dibattito che si terrà domani alle 18 presso la sede dell'Atena Club di Ravanusa. La pubblicazione è una raccolta di pezzi che comprende favole di Trilussa, citazioni di personaggi illustri su vizi e virtù umane e disegni umoristici di Giuseppe Novello. L'autore di tale collezione di sorrisi
Parisi e Gianni Argento, professore in pensione appassionato di umorismo. Sarà presente l'associazione Liberamente Dilicata, che proporrà l'interpretazione di alcune favole di Trilussa e di alcune citazioni. Alcuni brani saranno interpretati personalmente dall'autore di questa raccolta e dal moderatore dell'incontro, Filippo Tornambè. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.